benvenuto su questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere tre applicazioni che ti permetteranno di crescere all'interno di TikTok, quindi sono dei tool che ti permetteranno di fare determinate attività, determinate funzioni che normalmente non potresti fare semplicemente utilizzando l'applicazione di TikTok e che quindi ti permetteranno di crescere moltissimo. Per chi non mi conosce, mi presento, io sono Federico Ragnoni, sono CEO e founder di Zed Production, una società che si occupa di creazione di contenuti per brand, influencer e multinazionali, soprattutto per il mondo social, ma anche per i media più tradizionali. Come dicevo, sicuramente TikTok in questo momento tutti vogliono crescere all'interno di TikTok, perché è la piattaforma che in questo momento dà maggiore crescita organica ed è una delle poche che ci permette effettivamente di crescere senza investire del denaro in advertising o comunque in sponsorizzate per crescere. Di conseguenza tutti stanno cercando i trucchi per poter crescere meglio di altri. In questo canale abbiamo già visto moltissimi video nei quali andiamo a vedere come categorizzare un profilo, come ottimizzarlo, come permetterci di crescere conoscendo l'algoritmo per te e così via, quindi se non l'hai ancora visto ti consiglio di andare a vedere, perché potresti scoprire moltissime tecniche di crescita. Ma in questo video invece andiamo a vedere tre tool, quindi sarà un video un po' più breve del solito, nel quale appunto vi permetteranno di migliorare i vostri contenuti e di crescere all'interno di TikTok. La prima applicazione, oppure le prime applicazioni che andiamo a vedere, sono quelle di creazione di video, quindi InShot, CapCut, VideoStar, Videolip. Ci sono molte applicazioni all'interno dei propri smartphone che ci permetteranno di creare dei contenuti con funzioni che al momento su TikTok non sono ancora disponibili. Sicuramente TikTok sta migliorando il proprio editor e si possono fare veramente tante cose. È l'applicazione social, quindi in confronto a Instagram, YouTube, eccetera, che ci permette di fare veramente tante modifiche a tante funzioni presenti al suo interno, che ci permette di avere dei video di altissima qualità, ma non ci fa fare ancora quello step successivo, cosa che invece InShot e queste altre applicazioni che abbiamo appena detto ci permette di fare. Quindi queste applicazioni vi permetteranno di fare il salto di qualità, soprattutto perché potrete andare ad aggiungere suoni esterni, potrete andare ad aggiungere video sopra il video, potrete andare ad aggiungere altre funzioni come ad esempio degli sticker che però renderanno il video più dinamico, potrete andare ad aggiungere degli script con altri font che su TikTok non sono presenti, potrete andare a migliorare l'estetica dei vostri video andando a modificare un po' di color correction, potrete andare a fare dei tagli molto più precisi rispetto a quello che potete fare su TikTok, potete andare a fare dei voiceover che nonostante su TikTok siano disponibili, all'interno di queste piattaforme sono molto più, diciamo, gestibili, migliorabili, andando a rendere il suono migliore e andando poi anche a dividere, andando a dividere il suono, andando a migliorarlo poi nel tempo. Quindi io vi consiglio, se avete la possibilità, di non registrare direttamente su TikTok, perché alcuni video è obbligatorio farli su TikTok, come ad esempio i comedy li usiamo audio di TikTok o i video con dei balletti con i suoni di TikTok e così via. Quindi se c'è un suono che dovete utilizzare e questo suono proviene da TikTok, il video registratelo su TikTok. Se invece avete un video esterno, quindi dovete editarlo, vi consiglio di utilizzare una di queste applicazioni. Chiaramente il top sarebbe editarlo dal computer, dove abbiamo dei programmi professionali come ad esempio Adobe Premiere o DaVinci oppure Final Cut. Ma se vogliamo fare tutto dal nostro telefono, sicuramente queste applicazioni sono un'ottima alternativa e faranno vedere che i nostri contenuti saranno differenti dagli altri e quindi avremo quel valore aggiunto rispetto agli altri video che gli utenti troveranno sulla piattaforma. La seconda applicazione o sito che ci permette di andare a crescere all'interno di TikTok è Talkboard. È un'applicazione o un sito web il quale ci permette di andare a scoprire quali sono le canzoni che stanno andando maggiormente su TikTok, quindi i suoni che le persone stanno già usando maggiormente. Di conseguenza possiamo andare a scoprire prima degli altri quali sono i suoni di tendenza, quali sono i suoni che stanno andando di più, e questo ci permetterà sicuramente di anticipare i trend e andare meglio all'interno di TikTok. Perché come sappiamo molto spesso i trend nascono dall'America, nascono da altri stati che non sono l'Italia, e quindi noi solitamente li scopriamo solo dopo e siamo, diciamo, condizionati dal fatto che ormai sono partiti e non saremo più i primi o comunque tra i primi a creare quei trend. Mentre se noi andiamo a utilizzare Talkboard avremo a disposizione una classifica generale con tutte le canzoni che sono in trend, ma soprattutto potremo andare a vedere anche quali posizioni in classifica hanno migliorato, quindi magari vediamo che una canzone era al 100.000° posto e arriva al 3° posto, vuol dire che da zero utenti che usavano quella canzone
tutti hanno iniziato a utilizzarla, di conseguenza il trend ormai è esploso e possiamo utilizzarla anche in Italia per andare a acquisire nuovo pubblico e sfruttare questa tipologia di trend. Quindi Talkboard è sicuramente un'applicazione che vi permetterà di crescere. Le altre applicazioni che vi permetteranno di crescere su TikTok, ma non solo, sono tutte le altre applicazioni social, come ad esempio YouTube Shorts, qui su YouTube, Pinterest, con Pinterest Idea, e Reel. Ormai i video shorts sono presenti, quindi video brevi, sono presenti su tutti i social e questo chiaramente ci permette di andare a ottimizzare la nostra creazione di contenuti, perché al momento chiaramente voi create contenuti su TikTok e li lasciate lì e vi concentrate su crescere su TikTok, ma TikTok non è l'unica piattaforma su quale potreste caricare quel video e quindi non caricarlo sulle altre sarebbe un po' uno spreco, perché se magari non diventa virale su TikTok ma diventa virale su YouTube, chiaramente voi andrete comunque a raggiungere nuovo pubblico. Quindi io vi consiglio ogni singola volta che andate a creare un video su TikTok di andare a pubblicarlo anche su altre piattaforme, quelle che abbiamo appena visto. In particolare molti non conoscono Pinterest. Pinterest è un social che mette a disposizione moltissimi contenuti per gli utenti, ma da poco ha aggiunto Pinterest IA, nei quali possiamo aggiungere anche video brevi, quindi come TikTok, e questi solitamente acquisiscono anche molte visualizzazioni e quindi noi possiamo mettere anche dei link esterni e portare visualizzazioni di quei video poi le persone a cliccare e portarli al nostro profilo TikTok, permettendoci di crescere anche su TikTok. Tutto questo io vi consiglio di non farlo però con il loghetto di TikTok. Voi avete presente che quando scaricate un video che caricate su TikTok vi compare il watermark con il logo di TikTok e il vostro non utente. Questo la maggior parte delle piattaforme come ad esempio YouTube e Instagram non piace così tanto. Quindi vi consiglio di andare su Google, cercare download TikTok without watermark, ne esistono veramente tante. Ogni volta variano perché anche solo magari TikTok le chiude o magari non hanno i diritti per farlo e le chiudono e così via. Quindi voi cercate la prima, solitamente è il risultato che funziona di più e solitamente vi fa fare il download da due server diversi. Vi consiglio di fare il download sempre dal secondo server perché tendenzialmente, non so dirvi come mai su tutte le applicazioni così, nel server 1 l'audio va fuori sincronia, quindi cercate di usare il server 2 che solitamente ha una resa dell'audio migliore e andate una volta a scaricare il video che avete fatto e lo pubblicate anche su questi altri social. Se invece avete editato il vostro video esternamente e non l'avete fatto direttamente con TikTok, avete già il video a disposizione e quindi vi basterà caricarlo su queste altre piattaforme. È importantissimo secondo me in questo momento sfruttare i video brevi ovunque perché tutti vi stanno puntando, YouTube Shorts vi fa fare tante visualizzazioni rispetto ai video lunghi, Reel fate molte visualizzazioni rispetto ai post che fate normalmente, su Pinterest avete tante visualizzazioni e TikTok stessa cosa. Quindi con un singolo contenuto che create potete diventare virali su quattro piattaforme diverse e quindi raggiungere tutto pubblico diverso che ancora non vi conosceva e quindi come se faceste quattro volte le visualizzazioni che fate normalmente. Super consigliato come tecnica. Quindi in questo video abbiamo visto tre applicazioni principali, in realtà tre categorie di applicazioni che vi permetteranno di crescere su TikTok e di crescere in generale con i video brevi che fate su TikTok. Se avete qualsiasi domanda potete farmela nei commenti oppure andare su Instagram. Se questo video ti è stato utile, penso che Talkboard, se non la conoscevi, è stato un consiglio utile, quindi se è così stato ti consiglio di mettere mi piace qui sotto. E per il resto sto uscendo un video al giorno nel quale vediamo come crescere sui social, quindi se vuoi capire meglio come crescere sui tuoi social ti consiglio di iscriverti e per il resto ci vediamo al prossimo video.